Boris Casadio, inizia la gara, tu prendi in mano il microfono, prendi un bel respiro e poi che succede? E poi dopo mi lascio andare a tutto quello che sono le emozioni da una parte, ma dall'altra parte alla concentrazione massima per cercare di seguire per filo e per segno quello che vedi in pista da una, sotto un certo aspetto, e dall'altro aspetto cercare di raccogliere tutte le informazioni, distribuire totalmente tutte le informazioni per poter dar modo alle appassionate e agli appassionati presenti in circuito di vivere al meglio, in questo caso il Gran Premio, visto che siamo a Misano quest'oggi, il Red Bull, Gran Premio Red Bull di San Marino della Riviera dei Rimini. In quei 30 secondi prima delle tue prime parole prevale l'emozione, la carica, la voglia di raccontare, cosa si prova? Tutte e tre insieme, hai proprio centrato un misto di sensazioni che vivo quasi simultaneamente. Ecco, tu ti ritieni un giornalista, un conduttore, un intrattenitore? Cos'è un essere speaker per te? Lo speaker, l'avvocato Carlo Costa, che è il decano degli speaker in Italia, voce storica all'epoca dell'autodromo di Imola, ha sempre identificato lo speaker come una figura sportiva. Effettivamente nel mondo delle corse lo speaker è la voce della direzione corse, questo sarebbe il ruolo. Chiaramente è un ruolo che nel corso degli anni si è arricchito, a mio avviso, di una componente giornalistica importante, perché per quanto riguarda raccogliere informazioni, divulgarle unitamente a creare allo stesso tempo pathos, quindi una figura che spazia da una figura prettamente sportiva a una figura di narrazione giornalistica e di presentazione, quindi anche distributore di pathos e di adrenalina. Quindi veramente è una figura, secondo me, abbastanza completa. Vivi il momento live, vivi quindi la realtà dell'evento, non sei soltanto in cabina a raccontare quello che avviene, coadiuvato fra l'altro dal monitor dei tempi, coadiuvato dalle immagini della regia, in altre circostanze è la regia del circuito, oppure in altri casi vai di monitor e butti l'occhio in base alle circostanze e alle situazioni in cui ti ritrovi. E quello è un aspetto, poi c'è tutta la parte anche promozionale, perché io faccio parte dello staff di Santa Monica S.p.A. e qui a Misano, oppure di Formula Imola, Imola, perché sono la voce di entrambi i circuiti, e quindi devo distribuire anche tutte le informazioni che possono riguardare la logistica dell'evento, ma anche quelle commerciali legate al circuito, legate alle nostre iniziative. Quindi è un insieme, secondo me è una figura complessa molto bella, però. Ecco, tu dirigi anche le premiazioni, ti è toccato premiare, o meglio, condurre le premiazioni di Marc Márquez per 4 volte qui a Misano, e anche credo a governare un po' i fischi, no? Della gente che non è che si comportasse benissimo spesso con lui. In quei casi cosa si fa? In quei casi io metto davanti la sensibilità mia e penso anche alla mia educazione nel cercare di smorzare gli animi molto accesi, in certi casi non propriamente sportivi, cercando di coinvolgere tutto su quello che è la realtà dei fatti, cioè gare che generalmente sono state sempre vincenti, piloti che sono stati grandi protagonisti. Nel caso specifico tu fra l'altro mi hai dedicato anni addietro delle righe di sostegno e anche molto belle sulla tua testata, sul Corriere di Romagna, che mi hanno anche gratificato molto, Fabio, e io ritengo questi piloti, Marc Márquez è uno di loro, degli assoluti protagonisti che in questi anni ci hanno regalato uno step ancora più alto di motociclismo, soprattutto lui a livello agonistico, anche a livello umano. Poi dopo chiaramente le vicende di gara, le ruggini sportive con altri grandi campioni, nella fattispecie con Valentino Rossi, a un certo punto sono argomenti che riguardano loro. Io devo dire, ho avuto l'enorme fortuna in questi anni di trovarmi a raccontare, a condurre e intervistare Valentino Rossi, che è una leggenda, Marc Márquez, che è un'altra leggenda, e tanti altri piloti in mezzo a loro, fra l'altro. E quindi per me sono dei grandi eroi per quello che fanno, per quello che conducono in pista, tenendo conto che sono dei grandi protagonisti anche i piloti che si cimentano nelle gare nazionali o nelle gare di ingresso nei trofei monomarca, perché è un cammino che è veramente affascinante. Ultima cosa che ti chiedo, perché fare lo speaker a Misano è il lavoro più bello del mondo? È un bellissimo lavoro, innanzitutto perché è una grande passione, quindi questo tipo di attività nasce e si muove sulla passione. Io nella vita sono un imprenditore, il mondo delle corse è l'altra mia realtà, una realtà che però in quasi 30 anni, perché quest'altro anno saranno 30 anni al microfono per me, ho cominciato durante il liceo questa attività nel campo cross di Faenza, perché mio papà era
il responsabile organizzativo e sportivo del Motoclub Faenza all'epoca, quindi io sono nato tra fango, terra, salti, buche, sempre al microfono, e quindi una grande passione che si abbina al mio ruolo di imprenditore nel ramo del commercio, che non c'entra niente con le corse, anche se il mondo delle corse alle volte si avvicina anche alla mia realtà professionale. E quindi innanzitutto è questo, diciamo che lo arricchisco con sempre nel tempo della passione, con un ruolo giornalistico, collaboro con delle testate nel mondo del motociclismo custom, Harley, così, quindi un po' più colorito delle moto special, e quindi è questo è il lavoro più bello del mondo, perché è un lavoro che si fa col cuore.